Quanto vale questa partita? Vale tanto non per la partita in sé, ma vale tanto perché comunque dobbiamo cercare di fare appunto più punti possibili in queste ultime tre gare rimanenti e credo che se riusciamo a fare un bel bottino in questo trittico qua potremo essere davvero non soddisfatti di più del nostro girone. Non affronti, non incroci il Verona da tanti anni, vabbè sarai a 7, però mi ricordo nel 2012-2013 con Livorno vincesti il campionato, no? Con Nicola in panchina, il Verona di Mandorlini fu promosso in Serie A. Sì, beh, l'Hellas è sempre stata una delle corazzate in Serie B e quest'anno magari ha avuto qualche momento un po' più delicato, ma a maggior ragione questo dovrebbe dare risalto al campionato del Pescara, che invece a volte viene un po' sottovalutato, invece credo che la squadra stia facendo un cammino eccellente. Ah, c'è qualcosa che non ti è andato a genio insomma, negli ultimi giorni, nelle ultime settimane, magari qualche critica di troppo forse? No, io credo solo che questa squadra stia facendo un qualcosa di ottimo che quest'anno non era programmato, ecco, e quindi spero che con il passare ancora delle giornate lo si apprezzi realmente, perché abbiamo sempre detto tutti che la Serie B è un campionato difficile, noi siamo secondi, è vero che siamo il Pescara, però va anche ammesso che la squadra sta facendo qualcosa di importante. Parliamo del tuo sostituto Castrati, che ha reagito a mio avviso con grande personalità all'infortunio che può capitare a un giovane ragazzo di 21 anni alla sua quarta partita, perché sarà la quarta partita quella di lunedì a Verona, infortunio nel match col Perugia. Sì, ma Elan ha delle buonissime qualità che sta mettendo in mostra, purtroppo nel nostro ruolo poi pesa molto di più l'errore, ma nella valutazione complessiva credo che abbia fatto due o tre cose davvero ottime. Lui mi aiuta, essendo giovane mi stimola, io cerco di aiutarlo sotto qualche altro aspetto con un pochino di esperienza in più sulle partite e sono sicuro che farà bene. Ti faccio l'ultima perché ci sono dei bambini alle tue spalle, bambini, anche qualche ragazzo piuttosto forte fisicamente. Mi sembrava il fratello di Selasi, no? Non sei il fratello? No, lui è il mio. Idol Gravillon. Gravillon, vedi, hanno già i rispettivi idoli. È stato un bel pomeriggio qui al Poggio degli Ulivi, un torneo interno riservato alla categoria esordienti. È bello stare sempre e comunque con i bambini, a contatto con i bambini. Sì, è bello, è sempre bello vedere appunto il nostro settore giovanile che funziona bene, funzionerà sempre meglio, è composto da persone competenti che stanno dalla mattina alla sera a costruire qualcosa di importante. Io farei una citazione, chiudiamo veramente, per Angelo Londrillo se la merita, no? Sì, infatti volevo dire questo, sono persone che su tutto il settore giovanile lavorano costantemente per far sì che le cose vadano bene e credo che ci riescano alla grande.